Ortensia Visconti, reporter di guerra e scrittrice. Dove sei nata e quando? Nata a Roma, 5 giugno del 72. Come sei diventata reporter? Ho deciso che volevo scrivere qualcosa di utile per qualcuno nel 2000. Ho preso un aereo per Israele e sono andata all'American Colony, che è l'albergo dove risiedono tutti i giornalisti quando stanno là. Mi ero trovata delle storie che volevo raccontare su internet, era la storia di delle donne palestinesi che non potevano partorire perché erano bloccate al checkpoint. Mi hanno mandato a fanculo più o meno tutti. Alla fine questo giornalista ha detto, beh, io sono qui da un mese e mi rompo le scatole, le vorrei scrivere io sono anche fotografa, per cui ho detto io prenderò le foto per questa storia. Il giorno dopo avevo il tesserino Washington Post, è stato culo, però ecco, è una fortuna che mi sono cercata. Cos'è la guerra? La guerra è violenza, non tanto rischiare, quanto vedere che questa è una cosa che succede ogni giorno, che le persone soccombono alla violenza. Io credo che tu passi un limite e una cosa che, di cui non vuoi tanto parlare in realtà, però che ti rimane dentro e che ti rende secondo me una persona... diversa no, però più consapevole forse. I tuoi eroi? Non ho eroi. Di cosa è più fiera? Dei sogni che realizzo. Di cosa ti vergogni? Mi vergogno a dirtelo. Cosa vorresti cambiare nel nostro paese? I politici. La politica italiana è un argomento che preferirei non affrontare perché non è qualcosa che mi emoziona. Un giudizio sulla tua generazione? È nel mezzo. Nel mezzo di due momenti differenti, per cui è in bilico. Qual è il mulino a vento contro cui combatti? Il mio talento. Oriente o Occidente? Oriente. Nord o Sud? Sud. Tu cosa fai per la tua causa? Tutto il possibile. Se potessi parlare a quattro occhi con l'uomo più potente del mondo? Gli direi di occuparsi dell'umanità e non del suo proprio potere. Stato d'animo attuale? Intimidita. La qualità che preferisci negli altri? La generosità... e l'energia. Come hai scritto il tuo primo romanzo? Ho cominciato a scrivere quando ero molto piccola e ho provato e poi a un certo punto è uscito fuori Stregonesco. Parla di un bambino algerino adottato nella Lomellina, accusato di omicidio, per cui deve lottare contro vari pregiudizi. È un thriller noir. Scrivere è una cosa contro cui mi batto ogni giorno, che mi dà un grande dolore, ma anche è la cosa che voglio riuscire a fare meglio. Un consiglio che daresti ai 20 anni di oggi? Di pensare e fare, perché tra il pensare e il fare c'è solo la paura, e quella lì è una cazzata.